Salve a tutti, io sono Bruno Ruffilli e siamo qui nella redazione della stampa.it dove oggi è il nostro ospite Morgan che risponderà in video chat alle domande dei lettori che sono arrivate sia sul sito della stampa che tramite bol.it. Marina Palumbo scriverà le domande che saranno quindi leggibili immediatamente in chat e Morgan invece ci parlerà del nuovo disco da che è uscito il 29 giugno, quindi da un paio di giorni, preceduto da un singolo che si chiama Tra 5 minuti. Cominciamo con le domande e ti prometto che ti farò una sola domanda su questioni private. Sarà la prima e così, come dire, ci togliamo il pensiero da subito e risolviamo. In realtà la domanda non te la faccio io, ma Gabriella 77, per cui insomma sei una collega, dovrei arrabbiarti, che comincia facendoti i complimenti per questo nuovo eccezionale lavoro. Dopodiché dice di essere indiscreta, ma si chiedeva cosa pensi riguardo alle ultime dichiarazioni di Asia su GQ. Penso che siano veramente imbarazzanti, sinceramente, non tanto per me quanto per me sono piuttosto squallide, per lei sono imbarazzanti, io non ne andrei fiero. Comunque, cosa vuoi che ti dica? Com'è che si chiama sta ragazza? La ragazza si chiama Gabriella 76. Gabriella? Cosa ci possiamo fare, insomma? Non lo so, non so cosa dire perché mi sembra che entrare nel privato fino a questo punto, però sono anche un po' stanco, devo dire che. Cioè, io ho sempre avuto molto rispetto, molta eleganza, anche nel momento in cui magari ci sono stati dei periodi, diciamo, dove non eravamo proprio in sintonia, no? Questo non vuol dire che però devo andare a sboccare così sui giornali, perché il suo atteggiamento è così, da vomitare in giro cose e poi non avere rispetto della persona, non tanto di me come cantante, che cazzo me ne frega a me come personaggio, cioè io non sono un personaggio, sono una persona, per cui cioè, se lei si dimentica che io sono una persona, devo dire che è un atteggiamento folle, quindi diciamo che la perdono perché voglio dire... Non sono incazzato, non è che adesso mi metto a... però sono veramente deluso, triste, non so come dire, ecco, in questi giorni proprio stati squallidi, anche perché ti dico una cosa, a Marina la dico, non a te. Lei si chiama Gabriella. No? Gabriella, perché Marina? È perché Marina è lei, Marina. È la persona che scrive queste cose. Che adesso, cioè il mio problema è che devo andare dallo psicologo per capire come fare per andare a avvicinarmi a un'edicola, cioè perché a me piacciono i giornali. Cioè, io leggo il giornale, solo che ogni volta che vado... Hai presente la storia del bombarolo di De André? Sì. Quando deve tirare la Molotov, però arriva davanti all'edicola e c'è la copertina di sua moglie su tutti i giornali. Più o meno la stessa cosa, con la differenza che io non sono un bombarolo, ma la moglie sui giornali ce l'ho sempre stampata in faccia. E il problema è l'edicola, perché se non fosse per quello non ci sarebbe problema. A me piace molto il giornale, il quotidiano, e adesso sono alcuni giorni che non lo compro, perché devo stare alla larga delle edicole. Senti, passiamo al disco però, che forse, ecco, forse è meglio. Allora, c'è un ammiratore che non si firma, che dice che il tuo disco è fantastico, gli arrangiamenti sono stupendi, e ti chiede però come si sente un artista dopo aver pubblicato un suo lavoro così pieno di sentimenti intimi, se ti senti più svuotato e quindi diciamo appoggiato ai tuoi fan o invece svuotato ma con il bisogno di ritirarti in te stesso. Ma teoricamente quando uno parla della sua sofferenza, condividendola dovrebbe alleviare la sofferenza, nel senso che si fa sempre questa metafora della scatola di cioccolatini, che quando ce n'hai una piena, ne offri metà, te ne rimane metà. Vuol dire che se la sofferenza sono i cioccolatini, cioè tu li hai offerti e ne hai meno. Però purtroppo ho contato che non è così. Cioè... Più ci si concentra sulle tematiche così personali, su l'intimità più dolorosa, e più sembra che diventi quasi una deformazione professionale questa. Allora si va in giro come dei libri aperti e può essere anche un problema, può essere che ci si fa vedere così sempre deboli. Cioè io non vado a dichiarare che appunto scopo adesso, sinistra, cose del genere. Cioè parlo delicatamente di alcune problematiche psicoaffettive, sentimentali, della mia vita, come però sono problemi che sono preziosi, cioè sono profondi, stanno nell'anima
non c'è niente di, come dire, di catartico nel parlarne così tanto. E quindi sinceramente da adesso, da oggi, comincerò a cambio genere. Cioè? Parlerò di qualcos'altro, insomma, adesso vedremo cosa, poi ci verrà un'idea. Però basta. Per intanto abbiamo fatto un disco che è abbastanza scoperto. E dentro dove... c'è anche altra gente. Sì, dove c'è dentro. C'è anche Anna Lu. Mi trovi in un momento veramente di surriscaldamento totale per questa faccenda che hai citato. Tu hai voluto affrontarla all'inizio della chat e purtroppo credo che influenzerà il corso di tutta la nostra conversazione. A meno che, non so, non ci sia uno psichiatra con il quale posso andare un attimo, due minuti a fare una piccola conversazione. Che mi... I miei due esami di psicologia li ho fatti, volendo. Psichiatra, secondo me, psichiatra più che psicologo, proprio, troppo però, leggero. Insomma, psicologo. Una mano possiamo darla.